Ciao ragazzi, io sono Nick, bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qua perché, come saprete un po' tutti, spero per voi, è uscita la pre-release di Eclissi Cosmica. In molte fumetterie potete trovare ancora per, penso, 2 giorni la pre-release. Ieri sono andato dal mio amico Moki, link in descrizione, e ho provato a fare questo piccolo torneo con la pre-release di Eclissi Cosmica. Inutile dirvi che ho fatto schifo. Però sono riuscito a sbustare almeno 4 bustine della nuova espansione di Eclissi Cosmica. Devo dire che non è andata così male. Ah, Ila non c'è perché è un po' malaticcia. Vero Ila? Sì. È malaticcia dietro di me. Anch'io non sono al top, però vabbè, oh, fa niente ragazzi. Per chi non lo sapesse, in molte fumetterie, ripeto, stanno facendo questa pre-release. Se volete passare da Monkey, siete i benvenuti. Dicevo, ci è andata abbastanza bene, perché adesso ve lo mostriamo subito. Allora, questo qua è la scatolina della pre-release, davvero bellissima, con i nuovi protagonisti, ovvero Archias, Dialga e Palkia. Andiamo ad aprirla così vi faccio vedere anche l'interno. Comunque, andiamo ad aprirla, vediamo un attimino cosa c'è al suo interno. Ok, allora, innanzitutto partiamo dai pacchettini che c'erano dentro. Secondo me hanno una bellissima grafica e sono davvero molto colorati. Qua abbiamo Solgalea e Lunala, poi abbiamo Blastoise e Piplup. Abbiamo il trio di cuccioli, Togepi e Cleffa, e l'altro non mi ricordo più. Bene, andiamo a metterli qui. La pre-evoluzione di Jigglypuff. Igglypuff, grande Ila dalla regia che ci aiuta. Per chi non lo sapesse, i protagonisti di questa nuova espansione sono ovviamente Archias, Dialga e Palkia, ma ci sono anche il trio di cuccioli, c'è anche Charizard, se non sbaglio Fennekin, dove chiamarsi in quella maniera. Ci sono anche altre carte molto belle, però non vi spoilerò nulla, e se volete vederle ci sono nel sito dei Pokémon. Che cosa abbiamo trovato di bellino in questa nuova espansione? Adesso vi faccio vedere innanzitutto i ritrovamenti dei pacchetti e poi vi farò vedere la carta più rara che abbiamo trovato in questi 4 pacchetti. In questa espansione abbiamo un po' di carte nuove, abbiamo Tepig, Seal, Sneasel, Golduck, Zuan. Ovviamente, per chi non lo sapesse, i 4 pacchetti servono nella pre-release per costruire un piccolo mazzo per poi partecipare a un piccolo torneo. Poi abbiamo Jolteon, Trapinch, Onix, Floette, Wishmoscott, Meow di Alola. Il riflesso del flash è veramente irritante, ragazzi, scusatemi, ma non riuscivo a mettere altre fonti di luce. Poi Carvanha, Zangoose, Lilpup un'altra volta, Staffle, Helioptile, Heliolisk. E le optelle davvero bellino in questa forma così. Mimikyu, che è una delle carte dirambite per questo nuovo set, perché va benissimo in alcuni mazzi ed è davvero molto forte come carta. Ralts, poi Cosmoen, Pantump, come cacchio si chiama questo? Il fantasmino albero. Phantump, Rowlet, un altro Rowlet, Gloom, Lidep, Cricketune, Pietra Ultra Creatura, Rafan, Pino, Raizu, davvero molto bello, Trevant, Primplup, Belia, e poi alcune energie. Allora, per chi non avesse visto i miei video, un pochettino più vecchi, abbiamo già aperto questa espansione, però in coreano, se non sbaglio, erano in coreano le carte, non mi ricordo più, erano in coreano. E in questa nuova espansione si possono trovare gli allenatori con i propri Pokémon in alcune carte molto speciali. Adesso faccio vedere che mazzo abbiamo trovato all'interno. Ok, perfetto, andiamo a chiudere il nostro kit. E come mazzetto abbiamo trovato Buzzword come protagonista principale, olografico, davvero molto carino. Io ovviamente ho fatto schifo, ripeto, perché non so giocare benissimo. Poi allestimento del professor Oak, Rina, Tattica di Blu, Cricketot, Cricketune, Derling, un altro Derling, Zwambuck, che non ho mai visto in vita mia, un altro Zwambuck, Energia Pesca, Ospitalità di Erika, che ormai abbiamo finito le orecchie, Rina, Comunicazione Pokémon, Piplup, un altro Piplup, Primplup, Empoleon, davvero bellino. Quest'artwork mi piace davvero tanto, Empoleon.
No, è un peccato che non l'abbia trovato olografico, però non so se si può trovare olografico, quindi sti cazzi. Allora, andiamo a mettere via il mazzetto di carte, cioè il nostro mazzo, e andiamo a vedere in che cosa abbiamo sculato in questi quattro pacchetti. Non abbiamo sculato come l'altra volta, nel senso che l'altra volta abbiamo trovato una Hyper nel Paralyze, così subito a random, ma abbiamo trovato comunque una Full Art. A noi non dispiace trovare le Full Art, giusto Ila? Giusto, perfetto. Allora, io l'ho già slippata, perché va slippata ovviamente, merita di essere slippata. E adesso vi faccio vedere che cosa abbiamo trovato. Abbiamo trovato Pattinatrice Full Art. E non è male come carta, ragazzi, perché è veramente molto utile secondo me per i mazzi. Allora, infatti, che cosa fa questa carta? Scarta una delle carte che hai in mano, se lo fai pesca due carte. Se hai scartato una carta energia, in questo modo, pesca altre due carte, quindi puoi arrivare a pescare un totale di 4 carte. Va benissimo magari per i mazzi che puntano sullo scartare le carte energia per poi riprenderle subito nel turno dopo, quindi secondo me come carta è tanta roba, non è malissimo. E sinceramente non so quanto possa valere in questo momento, perché l'espansione è appena uscita, quindi un valore non glielo posso ancora dare, però secondo me qualcosina può valere. Giusto Ila? Sì, ma la prendo io. La prende lei, perché serve a mettere nel suo mazzo di Ultra Necrozma, che va ancora modificato e pimpato. Io ho preso quello di Rayquaza, ma devo ancora pimparlo. Niente, comunque, queste sono le carte che abbiamo trovato nel Paralyze. Sicuramente l'altra volta abbiamo sculato un pochettino di più, però ci si accontenta, insomma, non è un problema. E in ogni caso, abbiamo già comprato qualcosina da aprire nei prossimi video, ma non vi dico ancora niente. Dovevo portare tipo un box intero di Eclissi Cosmica, ma poi per alcuni problemi non siamo riusciti a portarlo sul canale, quindi vabbè, pazienza. Perché abbiamo la bua, siamo rimasti malati e non abbiamo potuto fare nulla. Infatti il canale è un po' verso il declino, perché abbiamo tante cose da fare, quindi ragazzi, accontentatevi di quello che esce. Che cosa verso il declino? Comunque ragazzi, e per questo video è un po' tutto, visto che vi ho fatto vedere che cosa abbiamo trovato. E diteci sotto nei commenti se anche voi avete partecipato a qualche pre-release e che cosa avete eventualmente trovato. Io vi mando un grande saluto, ovviamente ci vediamo al prossimo video, alla prossima live, vi dico un attimino cosa organizzare. Ila vi saluta, vero Ila? Ciao! E noi ci vediamo al prossimo video, va bene? Fate i bravi! Ciao!